Ciao a tutti e benvenuti. Dato che in tanti mi avete richiesto questa ricetta, oggi ho deciso di preparare la pasta di zucchero. Per preparare la nostra pasta di zucchero avremo bisogno di 450 g di zucchero a velo che io ho già depositato dentro un robot da cucina, 30 g di acqua, 15 g di burro, 30 g di miele e 2 fogli di gelatina che io ho già tagliato e che subito vado ad unire alla nostra acqua. Dopo che la nostra gelatina si è ammorbidita, non ci resta che andarla a mettere in un pentolino. Andiamo ad unire il burro e il miele. Facciamo sciogliere sul fuoco il tutto per alcuni minuti. Come vedete adesso gli ingredienti sono tutti sciolti. A questo punto, se voi volete ottenere una pasta di zucchero colorata, vi consiglio di unire un cucchiaio di colorante del colore che più vi piace. Io in questo caso ho bisogno di una base bianca, quindi non metto nessun tipo di colorante. Se non lo mettete adesso, lo potete mettere comunque alla fine, impastandolo con la pasta di zucchero. Come prima vi avevo anticipato, io ho messo i nostri 450 g di zucchero dentro un robot da cucina. Adesso vado ad inserire il nostro composto liquido allo zucchero a velo. Chiudo e vado ad impastare. Dopo aver impastato per pochissimi secondi la nostra pasta di zucchero dentro al nostro robot, non ci resta che depositarla su un piano ed iniziare ad impastarla fino ad ottenere un panetto. Dopo pochissimi minuti di lavorazione io ho ottenuto questo bel panetto bianco che servirà come copertura per tantissime torte. Potete utilizzarlo per ricoprire dei biscotti oppure per fare delle roselline o delle formine, sempre per decorare le vostre torte. E mi raccomando, quando inserite tutti gli ingredienti del robot da cucina dovrete lavorarli per pochissimi secondi. Io ad esempio l'ho lavorato per 15 secondi circa e poi ho impastato per pochi minuti, l'ho impastato con le mani. E questa pasta si conserva in dispensa ricoperta da una pellicola trasparente, può durare un mese e mezzo, anche 2 mesi. Per colorarla potete fare come vi ho detto prima, cioè inserire il colorante dentro il burro e gli altri ingredienti, oppure colorarla dopo con i colori in gel o quelli liquidi se li avete liquidi. Se volete vedere come io utilizzo la pasta di zucchero per decorare una torta, basta cliccare proprio qui sopra la pasta di zucchero. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e buon appetito!